La fabbrica del divertimento è ormai pronta ad aprire le sue porte. Il Carnevale di Viareggio, in vista della grande apertura di sabato 9 febbraio, continua il suo tour promozionale e dopo Milano, due settimane fa, la Fondazione ha svelato nuovi dettagli della manifestazione in occasione della presentazione a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. Quella regione che anche quest'anno ha contribuito con uno stanziamento straordinario di 1 milione di euro, vitale per le casse di Burlamacco. L'edizione 2019, tutta al femminile, dedicata alle donne, vedrà oltre a Carla Fracci, madrina di apertura, molte altre figure del mondo della cultura arrivare a Viareggio per un evento sempre più formato famiglia. Tante giornaliste, tante donne scienziate, tante donne dello sport, avremo la CT della Nazionale di Calcio Femminile che ci ha portato ai vertici nel mondo, e con Burlamacco e Ondina. Spero che veniate tutti, sappiate che se anche il tempo è un po' così così, ci divertiamo per il carnevale, perché in cittadella facciamo comunque le sfilate, c'è festa, ci sono gli spazi bambini. Quest'anno abbiamo fatto tanto per i ragazzi, anche piccini, che vengono al carnevale di Viareggio. 146 anni compie Carnevale, ma non li sente affatto, almeno stando ai numeri del gradimento snocciolati dalla Fondazione. Attraverso i social e le televisioni lo seguono e l'apprezzano in 32 milioni, con un'età media che si concentra fra i 35 e i 45 anni. In quasi 38 milioni lo conoscono e a 26 milioni di euro ammonta l'indotto che genera. Saranno come sempre occasioni molto partecipate, si parla di numeri impressionanti, 400-500 mila persone che intervengono alle varie edizioni, alle varie sfilate del Carnevale. La regione sarà a fianco ancora una volta del Carnevale per sostenerlo. Intanto in cittadella sono giorni frenetici per terminare in tempo le 31 costruzioni in gara, fra carri e maschere, che saranno giudicati da ben 50 giurati. I nomi, top secret naturalmente, saranno svelati solo a edizione conclusa.